Oggi recensiremo per voi l'HD PVR Rocket, prodotto dalla Pouch. Questo sistema di acquisizione, rispetto a diversi altri prodotti simili, ha il vantaggio di essere portatile, quindi adatto se si ha a disposizione poco spazio o comunque non si ha voglia di aggiungere troppa roba sulla propria scrivania. Infatti, mi è risultato molto utile nei casi in cui vi ho registrato video di giochi per PlayStation 4, che io non ho, e infatti sono andato da chi ce l'aveva, portandomi dietro il poco ingombrante Rocket, oppure per cercare di registrare video direttamente dai cabinati arcade, quindi portare un dispositivo fisso sarebbe stato molto più difficoltoso. Come sempre nel box troveremo i vari cavi adattatori del caso. Adattatori perché vi ricordo che nel caso della PlayStation 3, in cui sull'HDMI avremo la protezione HDCP, sarà necessario ricorrere a un'acquisizione via component. Fortunatamente, questo tipo di protezione, preesistente anche su PlayStation 4, è stata di recente rimossa da un aggiornamento. Tolta la questione delle console Sony, si potrà registrare tranquillamente quasi ogni dispositivo che sfrutti l'HDMI, e fortunatamente il Rocket è risultato essere molto tollerante anche con convertitori di segnale e quindi sarà possibile registrare, utilizzando i dovuti adattatori, da numerosi tipi di fonte. Altra feature presente sul dispositivo è la possibilità di poter registrare un eventuale commentary, oppure semplicemente delle utili note video. Il Rocket fornirà un ingresso microfono con un jack da 3.5 mm per poter registrare l'audio in live mentre si è in recording. Il volume di quest'ultimo è regolabile tramite un'apposita colonnina touch. A mio avviso però, non so quanto sia adatto registrare la voce direttamente sul video, a causa di eventuali fruscii o di altri rumori di sottofondo non voluti, che potrebbero essere recepiti dal Rocket. Per quanto riguarda la qualità di registrazione, niente da dire. Il Rocket compie egregiamente il suo lavoro, e per essere un dispositivo portatile, riesce anche bene a non dare quasi per niente ritardo durante il rimando sul monitor. Dato che per alcuni dispositivi, e in alcuni casi, potremmo avere un mini delay, che su determinati giochi renderà impossibile mantenere un'esperienza di gioco ottimale. Probabilmente il più grande vantaggio è quello di poter scegliere tra due possibili sistemi di salvataggio delle nostre clip. Una è quella tradizionale tramite il software da scaricare sul nostro PC e poter mantenere su di esso il frutto delle nostre partite. Altrimenti, sempre per eventuali problemi logistici o per comodità, potremo scegliere di registrare i gameplay direttamente su chiavetta USB o hard disk portatile. Ovviamente, dopo esserci settati la cartella dentro cui salvare il tutto. L'HD PVR Rocket, in definitiva, risulta essere un buon prodotto sotto il punto di vista della qualità video, sebbene non offra tantissime opzioni per eventuali settings avanzati di registrazione, a favore della semplicità di azione tramite un tasto unico con cui avviare e stoppare le registrazioni. Per circa 120 euro, il Rocket potrà essere un valido apparecchio in grado di supportare registrazioni da parte di quasi tutte le console attuali presenti e, perché no, adattarlo con facilità ad altri dispositivi per cui non è nativamente stato creato, quali computer o cellulari. Qui è tutto per oggi da Fraus, ci rivediamo al prossimo video!